Allora, sono qui con Francesco Lacommari, coordinatore del Comitato Scientifico del Centro Studi FIAIP. Oggi è stato presentato questo studio sui millennials nel Consiglio nazionale e la figura dell'intermediario immobiliare ha avuto molto risalto. Assolutamente sì, abbiamo avuto questa, voluto soprattutto questa necessità di fare un focus sui millennials, i futuri acquirenti. E con grande piacere questo ente terzo, quindi l'Università LUMSA e l'Università di Siena, che insieme hanno condotto questa indagine, ci hanno riferito che c'è questa grande sensibilità dei millennials, dei futuri acquirenti nei confronti dell'agente immobiliare, perché reputano che avere una persona altamente professionale che li possa garantire, supportare, affiancare in un momento importante della loro vita sia la figura principale. Emerso, lo presenteremo in maniera completa in una conferenza stampa, ma è emerso che è proprio quello di cui cercano l'agente immobiliare fisico, quindi non l'agente immobiliare online, ma hanno bisogno della persona per entrare in empatia e per poter affidarsi e di cui fidarsi. Quindi questo è importante. Noi tra l'altro con tutto il lavoro che stiamo portando in atto, soprattutto con il nuovo modello di riferimento, una FIAIP che stiamo portando in giro sui territori, è quello che già credevamo fosse la strada giusta, ma adesso ci è stato confermato da enti terzi come l'Università di Siena e l'Università LUMSA.